In diretta. Allora, buonasera, faccio passare qualche secondo. Siamo in un'azienda che produce un prodotto all'avanguardia, talmente all'avanguardia che lo vende a una società multinazionale che distribuisce questi prodotti in tutto il mondo. Non faccio nomi perché non voglio fare pubblicità, ma qui parliamo di un settore a cui moltissimi di voi saranno interessati, perché è quello agricolo. Settore agricolo che naturalmente ha bisogno di irrigazione e ha bisogno di alimentazione del, diciamo, delle piante. Risparmio su tutto, sulla gestione, risparmio idrico, idrico, nutrizione, nutrizionale e eventualmente anche fitofarmaci. E anche praticamente gestione con sensoristica, quindi. Ecco, ci diciamo. Quindi di cosa parliamo? Parliamo di automatizzare l'irrigazione con una indicazione, un sistema a goccia, con naturalmente delle tubature. Magari facciamo vedere subito, parliamo quindi di irrigazione, non quella a spruzzo, a getto, che disperde il 90% se ne va sotto forma di umidità, di traspirazione, quindi abbiamo una perdita di acqua enorme. Parliamo invece di irrigare con il classico tubicino in cui scende goccia a goccia, e adesso vi faremo vedere. Bassissime portate, proprio un minimo. E parliamo di sensoristica, riinquadro un attimo qui, per esempio questo è il classico sensore che va a misurare l'umidità del terreno e la va a misurare a 10, a 20, a 50 e 80 cm di profondità, quindi io so esattamente il terreno momento per momento il tipo di umidità, mentre con quest'altro sensore misuro la temperatura e l'umidità, in questo caso dell'aria. Parliamo di sistemi che lavorano autosufficienti da un punto di vista energetico, perché hanno il pannello fotovoltaico che li alimenta e vengono gestiti remotamente via radio dalla centrale. E parliamo di un'automazione spinta e comodissima, perché se vuoi far vedere, vedete un classico smartphone, mettilo in favore di telecamera, classico smartphone, torna indietro scusa, che così facciamo vedere proprio che è un normalissimo smartphone. Alzalo così, sì, ok. Perfetto, normalissimo smartphone. Ora ci vedo. Una app che gestisce il sistema. Adesso andiamo banalmente a programmare il fatto che questo sistema di irrigazione fra 2 minuti parta. Io non solo posso programmare che parta fra 2 minuti, ma posso programmargli e dirgli: voglio che il terreno rimanga umido al 40% per il tot periodo. E grazie ai sensori, certo, l'impianto farà partire l'irrigazione tutte le volte che l'umidità scende, si discosta da questi valori che io ho preimpostato. Adesso è tutto impostato, eh? Adesso fra un qualche secondo partirà l'irrigazione. Ecco, quella praticamente è la centrale, diciamo. Questo naturalmente è un impianto test didattico, non è collegato effettivamente a depositi d'acqua o di prodotti, diciamo, per l'alimentazione, ecco, della pianta. È partita l'irrigazione. Ecco, gli avevamo detto di partire fra 2 minuti, lui è partito, ma ribadisco, potevamo programmarlo in base all'umidità che io voglio che c'è presente nel terreno. Il rumore che avete sentito è perché è partita anche la irrigazione. È partita l'irrigazione, ma posso far partire anche gli elementi, sì, nutritivi. Sono praticamente 4 soluzioni nutritive diverse in questo caso qua. Quindi adesso abbiamo impostato sia il volume dell'irrigazione, sia il volume di soluzione nutritiva che vogliamo dare per metro cubo di acqua. Quindi il sistema è partito, abbiamo... Vi faccio rivedere che il comando viene dato dalla centrale, che tipicamente sarà nell'edificio, diciamo, agricolo, e arriva, c'è già un raggio di 2 km disponibile, ma si può anche salire aumentando la dimensione dell'antenna, e arriva a dare il comando via radio. Quindi abbiamo un enorme risparmio di acqua, un enorme risparmio di energia, perché quando io l'acqua la vado invece a spruzzare a pioggia ho bisogno di pompe che decisamente consumano molta più energia. Quindi risparmio d'acqua, risparmio di energia, e poi vi dicevate che in base alle esperienze già acquisite la resa della coltivazione aumenta, migliora moltissimo. Mettendo la pianta in una situazione ottimale a livello idrico e a livello proprio di soluzioni nutritive, dà il massimo. Quindi questa è una realtà italiana, queste sono le soluzioni
che fanno parte di quel mondo che si chiama agricoltura di precisione, quindi andare a trattare la pianta con grandissima precisione. Ecco, vedete, adesso ha finito questo ciclo. Adesso si fermerà anche l'irrigazione. Tra poco vedrete che si fermerà anche l'irrigazione perché ha finito questo ciclo. Tecnologia Made in Italy. Quindi parliamo di tecnologia Made in Italy. Adesso vedete che si chiude. Risparmio, tutela dell'ambiente, migliore resa della produzione agricola e un'agricoltura che si sposta sempre di più da un'agricoltura, diciamo, fatta con forza bruta, con grande forza bruta, ma con grandissimo impiego di energia, perché l'agricoltura porta via moltissimo a livello di energia, invece un'agricoltura molto più chirurgica, molto più di precisione. Quindi complimenti a questa azienda italiana che lavora in tutto il mondo, tra l'altro sviluppando proprio completamente anche la parte elettronica, il software, tutto qui è tutto italiano, certo. Quindi veramente complimenti. Dove ci troviamo? Ci troviamo in Basilicata, ma questa è un optional. No, adesso a parte la battuta, abbiamo eccellenze in tutta Italia, qui sicuramente siamo di fronte a una di queste. E il messaggio è per, diciamo, il mondo agricolo: potete risparmiare denaro, avere maggiore produttività e salvaguardare anche la risorsa idrica, che sappiamo è sempre più scarsa, ha un valore sempre più elevato e ce n'è bisogno per fini energetici, per fini di irrigazione e naturalmente anche proprio per semplicemente per dissetare le città e tutti noi, quindi va gestita con la massima cura e questo è un enorme passo in avanti, quindi è decisamente è una tecnologia che va attenzionata e penso che in futuro, insomma, sarà bene che anche la politica incentivi sempre di più chi risparmia risorse energetiche e risorse idriche. Quindi grazie a tutti e buona serata. Buona serata.